importante, cioè il costituzionalismo che nasce appunto alla fine del Settecento, che conosce questa lunga evoluzione e trasformazione, con la Seconda Guerra Mondiale raggiunge un punto di svolta. Non solo perché la Seconda Guerra Mondiale è stata, come dire, il confronto finale fra gli stati, o stati che si richiamavano alla rivoluzione del 1789, gli stati europei e gli Stati Uniti, nascono in quel contempedio culturale, contro i regimi autoritari sorti in Europa nella prima metà del Novecento, che non solo praticamente avevano abbandonato la strada, diciamo, disegnata dalla rivoluzione del 1789, ma che ideologicamente e programmaticamente negavano le radici di quella rivoluzione, a differenza del sistema sovietico che, diciamo, ideologicamente si richiamava sostenendo di essere la continuità e il compimento, ma non negava, diciamo così, la rivoluzione del 1789. Invece i regimi autoritari erano proprio la aperta contestazione delle premesse e dei contenuti del costituzionalismo. E quindi la Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato, da questo punto di vista, il confronto finale fra appunto i frutti del costituzionalismo, la politica del costituzionalismo, e l'anticostituzionalismo che era rappresentato dagli stati autoritari dell'Europa di quel tempo. Tra l'altro è significativo, lo si nota spesso, il fatto che gli stati autoritari, il nazismo in Germania, il fascismo in Italia, ma anche il franchismo in Spagna, per esempio, non hanno dato nuove costituzioni. La stessa parola costituzione era considerata una parola, come dire, contraria alle ideologie del regime. La stessa parola costituzione. Quindi non hanno fatto costituzione. La Germania nazista non ha mai avuto una costituzione. L'Italia aveva la costituzione perché ha realizzato la vecchia, l'ha svuotata di fatto, ma non c'è stata mai una costituzione fascista, con il tentativo della Carta del Lavoro di enunciare programmaticamente in un documento, rimane una cosa assai limitata e anche tutto sommato poco significativa. Ma anche la Spagna franchista non ha avuto una costituzione, aveva battuto la costituzione della Repubblica Spagnola, ma non ha creato una nuova costituzione. La costituzione spagnola, infatti, risale al 1974, dopo la caduta del franchismo c'è la costituzione. Anche questo aspetto, se vogliamo dire così, terminologico ha il suo senso. Le costituzioni, in quanto documenti espressivi non semplicemente di regole giuridiche qualsiasi o di un assetto dell'ordinamento dello Stato qualsiasi, ma espressione e frutto storico di un movimento storico e culturale, quello appunto che si radica nella rivoluzione della fine del Settecento, la Costituzione. Il costituzionalismo rappresenta, da questo punto di vista, un qualcosa ben preciso dei contenuti, insomma. E con la Seconda Guerra Mondiale, con la prevalenza dei regimi democratici, diciamo così, sia pure poi tutta la storia dell'alleanza con l'Unione Sovietica, ma appunto è tutta una storia particolare, no? In realtà si può dire che il costituzionalismo compie il suo passo finale. Se fosse andata diversamente e male la Seconda Guerra Mondiale, cosa avremmo avuto? Che mondo avremmo avuto? La vittoria degli alleati ha fatto sì che il costituzionalismo, l'ispirazione del costituzionalismo, risultasse prevalente. E però ha consentito anche, è stato anche il momento in cui questo costituzionalismo ha compiuto un processo di maturazione, una svolta vera e propria. Proprio perché era stata una guerra mondiale, in cui aveva messo in chiaro come questi eventi, questi principi contrapposti non erano un fatto locale, perché ciascun popolo, secondo il proprio genio, secondo la propria cultura, poteva adottare un regime o un altro, no? Era qualcosa che investiva l'intera umanità. Si sa che il costituzionalismo, appunto, alla sua nascita aveva questo afflato di tipo universale, i diritti dell'uomo si diceva, non i diritti solo del cittadino, poi si aggiungeva del cittadino, ma prima di tutto i diritti dell'uomo. Quindi l'ispirazione era universalistica nelle idee madre, diciamo, del costituzionalismo. Però lo sviluppo del costituzionalismo di fatto è avvenuto nell'ambito degli stati nazionali, quindi in un sistema nel quale ciascuno stato aveva il suo modo di interpretare il costituzionalismo, e anzi
Questo veniva considerato appunto proprio di quei popoli che l'avevano voluto e realizzato, non necessariamente un fatto universale. E anzi, addirittura c'era la palese contraddizione che nasceva dal fatto che alcuni degli stati che più si presentavano alla storia come gli eredi della rivoluzione della fine del Settecento, nella loro politica internazionale erano poi attori del processo di colonialismo, cioè di asservimento di altri popoli, di altre terre ai popoli e agli stati europei. Era una contraddizione, sono tra le tante contraddizioni della storia, anche la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti proclamava l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti al loro, perché creati uguali al loro creatore, e poi però per 100 anni la schiavitù legale ha avuto ancora corso legale in alcuni degli Stati Uniti. Quindi diciamo, al di là delle contraddizioni della storia, la seconda guerra segna invece da questo punto di vista l'effettiva ripresa e direi l'affermazione della natura universalistica del costituzionalismo, cioè del fatto che adesso si faceva espressione di principi che non riguardano questa o quella storia nazionale, questo o quel popolo, questa o quella terra, questo o quel livello di sviluppo economico, ma che riguardano davvero l'intera umanità. L'idea, allora utopistica certo, di un ordine mondiale, no? Di un ordine mondiale che è fondato sull'affermazione dei principi del costituzionalismo. Non a caso l'ONU, che nasce nel 1945, nella sua carta afferma questo, e il primo atto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il varo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, universale. Ci voleva un bel coraggio allora per sostenere, per dire che c'era una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Eppure questa svolta è stata compiuta e aveva le sue radici negli ideali costituzionalistici, negli ideali democratici precedenti, perché tutti ricordano il discorso del presidente Roosevelt degli Stati Uniti nel 1941, il discorso famoso detto delle quattro libertà. Beh, Roosevelt diceva chiaramente che bisognava puntare a costruire un mondo nel quale le quattro libertà fondamentali, la libertà di espressione, la libertà di religione, la libertà dal bisogno, guardate, i diritti sociali, e la libertà dalla paura, dall'aggressione, dovevano essere realizzati in tutto il mondo, lo diceva in maniera insistita, che solo così si sarebbe potuto avere la pace. E l'idea appunto che collegava pace a universalismo dei principi e dei diritti è un'idea che nasce da quella svolta, la svolta della Seconda Guerra Mondiale. Fino ad allora la pace era semplicemente il frutto di accordi, della convivenza fra stati diversi, ma il diritto internazionale era essenzialmente il diritto della guerra. Perché il diritto internazionale classico vedeva ogni Stato sovrano nel proprio interno, sovrano nel proprio territorio, non tollerante di dipendenze dal di fuori del proprio territorio, ammetteva che potessero esistere altri Stati, ma appunto Stati pari, altrettanto sovrani, con i quali i rapporti sul piano internazionale si potevano istituire e si istituivano per via di contratti, come fanno i privati che si mettono d'accordo fra di loro, i trattati sono dei contratti, o per via di guerra, quando c'era il dissenso. Bene, l'idea stessa che per superare quella fase, per avere un altro diritto internazionale, un altro ordine giuridico internazionale, in cui, come dice l'articolo 11 della Costituzione, si affermino la pace e la giustizia fra le nazioni, non è un caso, pace e giustizia fra le nazioni, per avere quello occorreva che i principi del costituzionalismo si affermassero in tutto il mondo. Naturalmente questo può apparire ancora in qualche misura un'utopia, io dico in qualche misura perché la storia dell'umanità si deve sempre considerare a lungo termine, non a breve termine, perché ovviamente siamo lontanissimi dalla realizzazione di questo ideale universalistico, eppure quella è la base, diciamo, appunto storica, culturale e direi anche spirituale della Costituzione italiana. E si collega quindi strettamente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'ONU, a quei principi di un diritto internazionale non più solo basato su contratti e su guerra, ma basato sulla istituzione di norme e di autorità sovranazionali. Quindi un diritto costituzionale internazionale, la sovranazionalità, l'apertura, ecco, questo è uno dei caratteri salienti della nostra Costituzione Repubblicana, l'articolo 11, oltre
l'articolo 10, l'apertura al diritto internazionale e l'apertura a un nuovo ordine internazionale di pace e di giustizia, quindi limitazione di sovranità dello Stato, andando contro le teorie classiche del diritto internazionale. Principi semplici, se volete, tutti questi, ma fondamentali. Questa è la Costituzione della quale parliamo, questa è la Costituzione della Repubblica Italiana, il portato di questo insieme di principi semplici ma appunto ricchi di implicazioni e di conseguenze. Le caposaldi sono chiarissime, sono anche facili da enunciare: dignità della persona, lo stato di diritto, la legalità, diritti e libertà individuali e collettive, i doveri come risvolto dei diritti, l'eguaglianza naturalmente, i poteri pubblici che abbiano non solo un compito di ordine, cioè di assicurare la pace, ma anche di assicurare la giustizia, quindi di promuovere libertà ed eguaglianza e non soltanto di rispettare l'esistente, per così dire, il famoso articolo 3, secondo comma della Costituzione, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto libertà e eguaglianza, eccetera. Tutto questo è il sistema dei principi costituzionali. Quindi un sistema di poteri che, ecco, anch'esso si collega a questo. Non è che l'aspetto, cioè quello che noi diciamo la seconda parte della Costituzione, cioè la parte organizzativa, non ha niente a che fare con la prima parte, la parte dei diritti, dei doveri, la parte dei principi fondamentali. No, c'è un collegamento stretto, perché ovviamente il sistema dei poteri non può che essere coerente con i principi fondamentali fondati appunto sulla democrazia pluralista. Quindi, per esempio, nella parte organizzativa sono principi fondamentali l'idea del Parlamento che sta al centro come espressione massima della democrazia rappresentativa. Una democrazia rappresentativa senza Parlamento, in cui il Parlamento fosse svuotato, ma non sarebbe una democrazia rappresentativa nel senso del costituzionalismo contemporaneo. Nel senso della democrazia basta eleggersi, ma se eleggi uno solo, per esempio, non realizzi la forma di democrazia pluralista. L'equilibrio dei poteri, non solo l'antica, la saggia attenzione al fatto che ogni potere si è lasciato senza vincoli, si è lasciato senza limiti, si è lasciato senza controlli, tende a degenerare, quindi la Costituzione come guardiano, per così dire, rispetto al potere, ma anche equilibrio dei poteri, in modo tale da poter realizzare forme di controllo. La giustiziabilità dei diritti, cioè non solo proclamazione astratta dei diritti, ma apprestamento dei mezzi concreti perché questi diritti possano essere fatti valere, perché ci sia un giudice, il diritto al giudice è un diritto fondamentale, della quale adesso non si parla, ma è il diritto fondamentale, perché senza un diritto al giudice, cioè ad avere un giudice terzo, imparziale, che intervenga quando ci siano violazioni dei diritti, è la base stessa dei diritti fondamentali. E quindi anche la giustizia costituzionale, questo grande, diciamo, assetto, questo istituto, la previsione di appositi tribunali o corti costituzionali, che rappresenta forse la maggiore novità del costituzionalismo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. E l'Italia, non per caso, è stata la primo Stato che nella sua Costituzione ha inserito questo elemento, la giustizia costituzionale, una corte costituzionale, una corte, cioè un tribunale, un organo giurisdizionale che funziona da giudice, ma che è giudice per l'applicazione e la garanzia della Costituzione. Quindi la legge non è più l'espressione massima della sovranità. Questa è forse, ripeto, la maggiore novità del costituzionismo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. La prima Costituzione è quella italiana, la seconda è quella tedesca, che poi la realizza prima, perché lo mette nella Costituzione del 49 e subito la realizza nel 51, in Italia si è messo un po' di più per istituire la Corte Costituzionale, si è voluto 7 anni, si è messo nel 1955, ma questo è, per esempio, un portato evidente di quella idea che ho detto della costituzione, del costituzionalismo, fase nuova del costituzionalismo che nasce dalla Seconda Guerra Mondiale. E ancora altri principi, potremmo dire, le autonomie territoriali, principi che restano validi indipendentemente dalla evoluzione politica contingente, cioè che restano validi anche quando il sistema politico conosce forte. Noi in Italia abbiamo avuto questo evento negli anni 90, no? Che il sistema politico è radicalmente cambiato. Sistema politico, tenendo il sistema dei partiti, il sistema delle forze che concorrono, è radicalmente cambiato. Forse nessuno Stato europeo ha conosciuto una, da questo punto di vista, non una rivoluzione, non so se dire una evoluzione, ma insomma non voglio fare il nostalgico della cosiddetta Prima Repubblica, ma l'idea è che il sistema del politico nato negli anni 90 è qualcosa di radicalmente nuovo. Ma questo non ha voluto dire, e non vuol dire che allora, siccome quella era la Costituzione
quel sistema politico del 47-48, allora oggi la Costituzione è superata, la Costituzione è vecchia, la Costituzione va cambiata, perché in realtà quei principi costituzionali fondamentali che ho detto tendono a reggere lo Stato indipendentemente dal sistema politico, certo ancorando l'evoluzione politica a dei principi ben chiari, a dei traguardi ben chiari, a degli obiettivi ben chiari. Se prevalesse un partito o un gruppo di partiti che sono razzista o altrimenti contrario ai fondamenti dell'uguaglianza, beh, potremmo dire che allora magari il sistema politico potrebbe uccidere la Costituzione, potrebbe farla morire di fatto, come morì di fatto lo Statuto Albertino sotto il fascismo. Ma finché invece regge la Costituzione repubblicana, quella è la Costituzione dello Stato della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla natura, dal nome e dai caratteri delle forze politiche che la governano. Certo, quegli obiettivi costituzionali poi non sono obiettivi, come dire, che si possono dire interamente raggiunti. Si sa che le Costituzioni sono spesso un bilancio, ma sono anche un programma, cioè indicano traguardi verso cui camminare. E da questo punto di vista sicuramente possiamo dire e dobbiamo dire che la Costituzione italiana non ha, che i traguardi segnati dalla Costituzione italiana non sono raggiunti, non sono pienamente raggiunti e non sono largamente raggiunti, perché appunto sono obiettivi, traguardi, ma restano traguardi fondamentali. Il programma insomma resta valido, e quindi se guardiamo il futuro la conclusione che possiamo arrivare è che quell'assetto costituzionale è l'assetto di uno Stato nuovo fondato sui principi nei quali abbiamo creduto e crediamo. Il giorno che noi smettessimo di credere in quei principi del costituzionalismo, allora davvero la Costituzione sarebbe a rischio. Riforme costituzionali se ne parla oggi tantissimo, ma è chiaro che siamo su un terreno completamente diverso da quello a cui mi sono fino adesso riferito, dei principi della Costituzione. È ovvio che la Costituzione come testo non è immodificabile, che la Costituzione come assetto organizzativo non è immodificabile, che ci sono aspetti che possono e probabilmente è opportuno che vengano modificati, però sempre nel rispetto di quell'impianto e quindi dei principi supremi. Non a caso è stato affermato che al di là della formazione del 139 della Costituzione, forma repubblicana, tutti i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e i contenuti essenziali dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Ma al di là di questo si tratta invece di modificazioni organizzative che allora sono normali, sono fisiologiche nella vita di una Costituzione. Adesso noi prima d'oggi abbiamo avuto non meno di una decina di leggi costituzionali che hanno modificato la Costituzione in vario modo, magari anche con esiti non tutti brillanti. Dovremmo entrare in un'analisi che non ho il tempo adesso di effettuare qua. Quindi la cosa da dire rispetto a questo tema delle riforme è che le riforme costituzionali si possono fare, è opportuno che si facciano alcune sicuramente su cui c'è convergenza, ma non sono riforme della Costituzione delle sue basi. Nessuno si sognerebbe di paragonare questo processo di riforma, per quanto venga considerato importante, epocale, qualcosa che assomiglia al processo costituente che ha dato vita alla Costituzione repubblicana. Quello è stato il momento storico nel quale è nata la Costituzione. Adesso si tratta della manutenzione, per così dire, manutenzione che ogni organismo giuridico può richiedere manutenzione, quindi bicameralismo, a parte che era discusso fin dall'inizio, fin dal momento in cui si venne fatta la Costituzione, si discuteva sull'opportunità di due camere, entrambe elette, benissimo, è un tema di discussione che sul piano della manutenzione costituzionale sicuramente si presta ed è opportuno discutere, così come altri, ma quello che non può essere messo in discussione è l'idea che quella Costituzione, col significato storico, culturale che ha avuto in quel momento, quella Costituzione repubblicana possa essere messa in discussione. Il giorno che fosse messa in discussione la Costituzione nelle sue fisionomie fondamentali, il giorno cioè che venisse meno quello che qualcuno ha chiamato bene patriottismo costituzionale, cioè di considerare quella la base della nostra convivenza civile, la Costituzione la base della nostra convivenza civile, quel giorno allora davvero potremmo assistere allo svuotamento o lo sviamento della Costituzione, alla sua morte, perché una Costituzione regge se si fonda su principi validi, ma regge se la coscienza sociale
la sorregge. Carla Madregia nel 55 diceva, da questo punto di vista denunciava come l'indifferenza politica, o potremmo dire peggio, lo spregio della politica, sia un'offesa e una minaccia, diceva, alla Costituzione. E anzi forse la peggiore offesa, la peggiore minaccia alla Costituzione. La cultura costituzionale non è solo conoscenza o scienza del diritto costituzionale, ma deve essere soprattutto coerenza e direi passione civile. Grazie.